Allora, l'accessorio arriva imbustato in una semplicissima confezione, una striscia di pluriball, ma comunque in ogni caso l'oggetto è abbastanza solido, quindi comunque non c'è un grosso rischio, o comunque insomma anche sottoposto a degli shock meccanici non è che sia particolarmente facile rompere il diciamo questo mount. Allora, in pratica il produttore cinese, in questo caso specifico, ha pensato di replicare il look del Chris Vector, insomma un fucile, un real steel di cui esistono, diciamo, è stata fatta sia la replica gas blowback che una replica elettrica, entrambe molto costose, perché sono prodotte sotto licenza e quindi molto molto costose, ma l'idea è stata quella di fare un accessorio che riproducesse il look del Chris Vector utilizzando una replica da soft air che fosse simile, non proprio uguale, ma molto simile. In questo caso specifico noi la proveremo e la monteremo sulla nostra fidatissima G17 della VE. Questo è il mio sistema brevettato per non perdere i caricatori, diciamo. Sistema brevettato per non perdere i caricatori, perché è molto facile perdersi i caricatori, e quindi io sacrifico il cambio rapido della pistola con invece il risparmio di circa 30 euro di caricatore, che insomma, ridendo e scherzando, non sono proprio pochissimi. Allora, l'idea quindi è quella di utilizzare questo mount, metterlo agganciarlo nel RIS sotto canna, il grilletto, il ponte del grilletto si incastra qui dentro, l'impugnatura va a incontrarsi su queste salvature e il tutto rimane più o meno, diciamo, così, no? Dobbiamo ancora montarlo, però insomma, e ricorda un pochettino, no, l'aspetto del Chris Vector. Se vogliamo aumentare ancora di più la similitudine, utilizzarlo come una SMG, possiamo affiancarci un caricatore maggiorato come questo, e la cosa carina è che poi il vostro caricatore normale lo potete inserire qui dentro, oppure fare il contrario, mettete il maggiorato qui, quindi come il Vector che ha il caricatore sulla parte anteriore, e l'altro invece lo mettete dietro. Ovviamente in questo caso specifico quello che porta i pallini e la carica di gas che state utilizzando per sparare è questo, perché la meccanica rimane quella della G17. L'accessorio fondamentale per montare questo mount, questo kit, è ovviamente un kit di chiavi a brugola. Iniziamo allentando questa chiave, questo bulloncino qui, e penso che potrebbe essere questo. E lo mettiamo qui. Allora, non penso che serva. Proviamo così. Non penso che serva allentare questi, però proviamo.
incastrato qui, premiamo. Ancora deve fare qualche millimetro. Premo. Ok, ci voleva un po' di pressione. Ok, perfetto. E come potete vedere abbiamo montato, no? il tutto. Adesso rimettiamo il nostro bulloncino e la nostra vite e li mettiamo in modo da farli passare nella scanalatura qui e di qua. Se vogliamo essere pignoli, il bulloncino è un po' lungo, eh? Come potete vedere qui non impiccia, quindi insomma si possono mettere accessori su questa slitta weaver. Di qua invece il bulloncino potrebbe impedire lo scorrimento di un accessorio, però insomma magari sono sottigliezze. Come potete vedere, ecco, insomma, l'estetica del tutto è abbastanza carina. Normalmente questi mount si trovano neri e Havana, diciamo color dark earth, perché normalmente le G17 si trovano in questi due colori, nera o marrone, diciamo color sabbia, tan, dark earth. Qualche produttore le fa l'affusto anche verde, però insomma i due colori più diffusi sono questi due. A questo punto questo caricatore è vuoto, no? E dietro mettiamo il caricatore vero e proprio. Questo in realtà è carico con i pallini, quindi bisogna stare molto molto attenti. E come potete vedere, l'aspetto è simile a quello di un Chris Vector, diciamo simile, non è che c'entri moltissimo, però insomma lo richiama un pochettino, eh? L'impugnatura è questa, eh? Si viene così e così, e si probabilmente qualche grado, qualche frazione di precisione in più si acquisisce. Quello che volevo far vedere era, o far notare, il mio dubbio era sul quanto è facile estrarre quest'altro caricatore o quanto è facile perderlo. Allora, la frizione tra la plastica e il caricatore si regola stringendo questo bulloncino, eh? Comunque, in linea di principio, se voi lo tirate, ecco, si riesce a sfilare, ma ho fatto comunque una certa forza, eh? Volendo si può, io forse consiglierei di aumentare questa forza un pochettino, giusto un paio di giri nel mio caso specifico, in modo da aumentare la resistenza. In realtà poi, diciamo, non sarebbe stato troppo difficile mettere un sistema di sblocco, penso, ma il produttore cinese ha risparmiato sicuramente sulla complessità del tutto. Paradossalmente, con un caricatore lungo è più difficile estrarlo, ecco, perché non lo so. Però insomma, evidentemente questo caricatore che ho acquistato a parte è leggerissimamente più largo e quindi fa maggiore trazione. Il Chris Vector dei poveri. Come abbiamo visto durante la fase di unboxing, diciamola, chiamiamola così, e di montaggio, è essenzialmente un accessorio di plastica che si mette davanti a una Glock 17, in questo caso specifico è una G17 della Bue a gas, e replica un po' il look del Chris Vector, un SMG molto interessante, prodotta dalla Chris, azienda americana. La particolarità del Chris Vector originale è che in questa parte qui dell'SMG c'è tutto il sistema di compensazione del rinculo, e quindi quando fate fuoco il rinculo, invece di andare indietro, viene spinto verso il basso. Quindi se tenete la mitraglietta così, normalmente il rinculo viene minimizzato e andate
quasi sempre a bersaglio. E poi dipende ovviamente dal tiratore. In questo caso specifico invece la meccanica ovviamente rimarrà quella della normale G17, quindi è più che altro una questione estetica. Carino invece è il fatto che vi potete portare dietro il caricatore maggiorato e il caricatore normale, quindi normalmente sparate con il caricatore normale ma se voleste cambiare caricatore al volo potete sempre tirarlo giù, e non è agevolissimo perché una volta tirato giù, oppure facciamo il contrario, sganciate il maggiorato, tirate giù l'altro e mettete su il maggiorato. Dovete fare un po' di pratica, devo fare un po' di pratica per capire le distanze, però insomma in questo modo potete fare un cambio caricatore abbastanza rapido anche senza necessariamente avere a disposizione o dover portare tutta la buffetteria, il cinturone oppure un tattico. Se aveste dubbi sul fatto che si può perdere il caricatore inserito qui dentro, non c'è un blocco meccanico, è solo una questione di attrito, però funziona abbastanza bene. Come potete vedere non si tira fuori, ma ci vuole un po' di forza. Io normalmente in queste prove metto un dito sotto e tiro, però insomma ci vuole un po' di forza. E se volete aumentare il serraggio, quindi avete paura di perderlo, stringete questo dado qui, questa brugolina qui, e otterrete ovviamente insomma l'effetto. In più offre sicuramente la feature interessante di due rail laterali che vi permettono di montare magari un laser e una torcia, magari utile in una situazione notturna, o un CQB, per cui questo oggetto magari può risultare molto utile. Occhio a avvicinare questa al viso, perché il carrello torna indietro e quindi rischiate, se la tenete troppo addosso, rischiate che il carrello vi sbatta addosso, e ovviamente questa è una cosa che voi non volete. Quindi attenzione, sappiate che insomma può succedere, quindi magari tenete al corpo. Devo dire che la possibilità di impugnare la pistola, la replica della pistola con due mani, migliora sensibilmente la precisione, e se la replica che avete montato sull'adattatore è già di buona qualità, questa è la migliore Glock che ho mai utilizzato, otterrete un prodotto veramente divertente e efficace sui campi di battaglia. Bene, prodotto cinesissimo ovviamente, manca il calciolo ribaltabile che c'è sulla Chris Vector, però questo è. Vendono in realtà dei calci da mettere nell'incavo dell'impugnatura della G17, ma sinceramente sono anche bruttini, non mi piacciono particolarmente, quindi non li consiglio. Comunque, già così è un prodotto simpatico, economico, divertente, che può far la sua bella figura nella vostra collezione. Se il video vi è piaciuto, un thumbs up è ovviamente sempre gradito. Se volete essere informati delle prossime uscite del Vipers Lab, sottoscrivete il canale. Buona giornata!